ci sono anche nei piani urbanistici e noi conosciamo chi ha avuto benefici e chi non ha avuto benefici, perché molti mi additano di essere troppo buono. Perché? Perché credono che l'educazione, lo stile sia debolezza. Guardate, l'educazione e lo stile, basato sullo studio delle conoscenze e sull'attenzione ai problemi delle persone, è forza, non è debolezza. Io non attaccherò mai le persone, i pettegolezzi, non sarò mai un giustizialista, perché nella mia indole e nella mia, diciamo, crescita non c'è proprio l'attitudine a sorridere per il male patito da qualcuno. Resterò sempre un garantista, però vorrei che la magistratura desse anche delle risposte a volte alle esigenze sia civili, civilistiche, che nel campo penale, ai cittadini, in modo diverso da quello in cui lo dà. Quindi per quello che riguarda la giustizia, io che vengo da un mondo liberale e cristiano sociale, sono stato sempre vicino ad un altro grande partito del quale si sente la mancanza, no? Che è il Partito Radicale, almeno per quanto riguarda le grandi battaglie per i diritti e per la giustizia e anche per lo stato del disagio che vivono le persone condannate nei carceri italiani, perché uno stato si vede anche dalle scuole, dagli ospedali, ma dal carcere, quindi manca quell'area e manca, è un male. Però voglio dire, il giustizialismo non mi compete, perché io faccio politica, civismo e politica, ed demando le questioni penali alle procure della Repubblica e ai tribunali. Penso di discutere e di creare un'alternativa non per via giudiziaria, ma sempre per via politica, perché il dialogo è importante e il rispetto è importante. Però quello che continuerò fortemente a combattere e a cercare di far cambiare il metodo della gestione di ogni meandro politico che regge sulla clientela, sul familismo, sulla dazione a chi e a chi no. Questo va combattuto. Come trovo inopportuno che ci siano candidati che rivestono ancora ruoli nelle partecipate, come dicevo, ruoli importanti, che fanno politica, fanno campagna elettorale in questi giorni, pur non essendoci più l'amministrazione che li ha nominati. Molto grave, inopportuno quantomeno, ma ci vuole un senso dello Stato per rendersi conto. Ma se c'è un arroccamento al potere, se si vuole amministrare non questo comune soltanto, ma l'altro e l'altro ancora, gestendo l'unione che doveva essere una forza del comune, ma non resta altro dei comuni, ma non resta altro che una macchina della clientela, di quella clientela scientifica che ostentava il presidente della regione al quale loro ricorrono sempre nei discorsi: noi siamo amici, noi siamo cittadini, non vogliamo essere amici, abbiamo diritti e doveri e basta. Quindi il presidente della regione è presidente di tutti, anche dei liberi e forti di libertà e partecipazione, non è solo il presidente del PD, ma dobbiamo smettere con questa impostazione. Quindi a chi pensa che io sia troppo buono e un bravo vaglione, troppo educato, lo stile è un'altra cosa. Possiamo essere più incisivi in questo modo, perché molto spesso chi urla non ha nulla da dire, e ancora più spesso quando non c'è forma non c'è sostanza, e quando non ci sono le parole non c'è pensiero e non ci saranno i fatti.
Fabio. Noi vi stiamo dando un'opportunità, l'opportunità che il 12 giugno possiate sentirvi a posto con la coscienza nel voto. È importante votare Raffaele Pesce, ma ribadisco, è ancora più importante votare una delle due liste, perché il cambiamento può essere soltanto dar forza alle persone serie e per bene che sono nelle liste, che mi hanno supportato, che sono state subissate dagli altri, dai parenti, nel dire loro: ma non chi te lo fa fare, ma non lo fare perché sono deboli, ma non è così.